della velocità. No, sinceramente il nostro detto stampa mi aveva informato a fine partita di questa statistica. Sapete benissimo, le statistiche non è che le guardo tanto, quindi no, stavo sorridendo perché sinceramente non sono proprio d'accordo con Mister Capello, perché non penso che l'Inter oggi era lì, si è abbassata a difendere, a ripartire. A me sembra di vedere una squadra che è andata a prendere altissimo il Napoli. Io parlo di ripartire. Cioè, voi giocate un calcio che sapete esattamente cosa dovete fare, no? State bene a livello difensivo, poi negli spazi siete formidabili, avete negli spazi mister, ma di cosa negli spazi? Stiamo parlando di una squadra che comunque in fase di possesso sa sempre che cosa fare, ma di che stiamo parlando? Di partenza, di contropiede? Cioè, questo non è il calcio di Antonio, che non facciamo. Scusa, mi intervengo un attimo solo per con tutto il rispetto, con tutto rispetto. No, siamo qua a parlare di calcio, mica ognuno. Ma il calcio deve essere. No. Deve essere visto, perché ripeto, questa è una squadra che comunque gioca in maniera memorizzata, cioè meno male che gli avversari ci temono di più, allora, rispetto a chi vede la partita, perché tante volte sento del guarda, ho detto le stesse, mettersi in campo quando c'è da difendere, difende, quando c'è da pressare, perché lo pressate in avanti, l'ho sempre detto, lo si vede, non sono mica cieco, e quindi lo fate bene. Però la vostra forza, quando vengono avanti gli avversari, avete, uso un vocabolo moderno, avete delle ripartenze formidabili. Mi sono spiegato? Non voleva dire che difendevi. Sì, perché questa sera siete ripartiti tre volte, grazie, l'ho detto anche a Gattuso, che vi ha fatto giocare uno contro uno, e se io fossi allenatore, voi uno contro uno contro Lautaro, Lukaku, mai nella vita. Era solo questo. Forse no, sei arrivato tardi e non hai sentito quello che ho detto. No, io ho sentito che si parlava di contropiede, che la squadra vince in trasferta perché si difende bassa e poi riparte in contropiede. Ho sentito questo, però io anche se la prima parte, okay. Quello che diceva Fabio era proprio questo: quando c'è da aggredire alti, aggredisce alto, quando c'è da recuperare le posizioni, recupera in fretta le posizioni, e poi è formidabile nella verticalizzazione. E quando giocate in casa, siccome gli altri, perché fate più gol, più vittorie in trasferta? Quando giochi in casa, le squadre si mettono ai limiti dell'area di rigore e non trovate gli spazi. Trovate gli spazi con meno facilità di quello che trovate quando giocate in trasferta, molto chiaro, era questo il concetto, e te lo ripeto proprio questo, e ti faccio i complimenti perché è la squadra